Siamo nella carrozzeria di Livorno Giuseppe, diciamo da una cinquantina d'anni, via Oberdan Bari, e sono io. Non c'è nessun problema, quelle sono una mostrina, una natura, come copritura. Diciamo che mio padre era già un carrozziere, questa stessa carrozzeria, e quindi io ho preso le sue stesse idee, immagini. E le macchine un po' anziane, bisogna adattarle, aggiustarle, bisogna... Invece le macchine di oggi sono molto più facili, nel senso che comunque sono più precise come rifinitura, sono più precise. Non ci sono molti guadagni, giusto indispensabile. Questi ultimi anni solo soddisfazione, che è una macchina urtata oppure piena di ruggine. Quando la vedi finita, tipo questa, la 500, trovi delle soddisfazioni che l'hai finita bene, quindi, e ti fanno anche delle piccole elogi, diciamo. Il verniciatore Tonino e il montatore Nicola. È giovane, sì, indubbiamente. Ha le sue belle 22-23 anni. Diciamo, una volta che uno ha imparato il mestiere, i problemi se li risolve facilmente. Forse l'apprendista un po' di meno, che l'apprendista un po' di meno. Però una volta che uno impara, i problemi vanno avanti. Si risolvono, voglio dire. Oltre al prodotto che facciamo, siamo davvero contenti di lavorare al sud, avere una realtà piccola che comprende tutto. Roberto Manghisi, ho 32 anni e seguo tutta la parte di produzione. Sono arrivato qui quando l'azienda praticamente era quasi vuota e si stava completando il primo prototipo che poi è diventato il nostro dimostratore. È un'azienda giovanissima che è nata un anno e mezzo fa, ci siamo strutturati per l'industrializzazione da circa 8 mesi. Abbiamo raggiunto diversi traguardi, visto che effettivamente ad oggi abbiamo 30 ordini in casa, quindi abbiamo tanti clienti e un bel numero di lavori da fare. Stanza pulita. Perché questo? Perché tutte le lavorazioni dei preimpregnati vengono fatte a temperatura e umidità controllata, in un ambiente quindi controllato. Thank you.
Il nostro lavoro qua è solo verniciatura. Verniciatura è finitura. Sono carrozziere da quando mi sono diplomato. Sono un perito aeronautico. Perito di costruzione aeronautica. C'è il mio mestiere, qualcosa comunque inerente al mio titolo di studio. Non potevo trovare una cosa migliore. Questo lavoro è capitato come il calcio sui maccheroni. Faccio il tempo libero, riesco a dedicarmi ad averne tempo libero, però alla radiografia di caschi nel mondo del cutting. Vivevo di soli caschi e sì, si può vivere, ma non in Italia. Io che sono un pugliese sono fortunatissimo di lavorare a casa, lavorare su un'azienda che comunque a due passi dal posto dove si vive, in un bel posto, perché tutti lo dicono, non devono dirlo gli altri, ma noi ne siamo fieri visto che siamo nati e cresciuti qui, e riuscire a creare un'azienda che produce comunque aerei, quindi nel campo aeronautico, al meridione, in Puglia, è la più grande soddisfazione che oggi si può avere. La catena gira, ah no, e si blocca. L'essenza dell'officina è quella che non è un posto dove devi preservarti dal grasso o dal copertone consumato che ti lascia il nero della gomma sulle mani o addosso se te la poggi. Vabbè, innanzitutto il carter, siete al piede a terra. Il piede a terra è il circolo, la sede di Ciclomurgia. Noi siamo di Trani, sempre stati appassionati della Murgia, quindi abbiamo iniziato questo progetto sulla Murgia. Dopo aver mappato il territorio, averlo infrastrutturato per l'accoglienza del turista in bicicletta, abbiamo aperto il piede a terra, l'abbiamo chiamato così proprio perché vuole dare l'idea del ciclista che quando si ferma, fa pausa, mette solo un piede a terra, pronto con l'altro piede sul pedale per ripartire. Abbiamo tolto sto rivetto, ma togliamo il carter e vediamo se il problema era quello. Questo coso qua si chiama carter e nelle biciclette, vabbè, dovrebbe servire a non farti sporcare i pantaloni dalla catena. Non so. Le conoscenze si cerca di trasmetterle agli altri in modo che gli altri le trasmettano ad altri ancora e che la conoscenza in maniera così fluida si distribuisca a tutti i soci dell'associazione in questo caso e poi dai soci dell'associazione anche all'esterno. È vero, il mezzo della bicicletta è un mezzo abbastanza semplice, è una tecnologia trasparente. Poi la gente dice, vabbè, ma io lo so, io l'ho smontata la bici, perché magari una volta hanno smontato hanno riparato una camera d'aria. Invece non, cioè, ci stanno delle cose che, innanzitutto, se non hai gli attrezzi specifici, non le puoi fare. E poi, cioè, se non le sai fare, non le puoi fare, cioè. Vedi alle mie spalle, c'è Gigi che sta armeggiando con la ruota, non riuscirà mai ad addrizzarla, però il bello è provarci. No, diciamo che non ho detto tutto quello che potevo dire. Diciamo che servono idee nuove per avere un mondo nuovo. Beh, cosa è giusto? Noi diciamo sempre, se non ti sporchi le mani godi solo a metà. Beh sì, mi piace, sì. Trovare lavoro non è impossibile. Bisogna andarsi a fare un pochettino di più, bisogna inventarsi qualche cosina. Bisogna avere la propensione per fare, avere l'umiltà per imparare. Quello che un po' manca. Volontà, passione, non arrendersi mai. Diciamo che la prima cosa deve avere passione, pazienza e poi volontà di imparare. E
poi tutto il resto viene, che tutto il resto viene.